Ciao amici, come butta? La gente dice ancora come butta. Sono Mattia di Matti in the World e ho preso possesso del profilo di Come Roshi Lab perché voglio parlarvi di biodiversità. Ma prima, sigla! Avete presente il discorso che Mufasa fa Simba riguardo al cerchio della vita, di come tutti noi ne facciamo parte? Beh, tutto ciò che abbiamo attorno, quello che mangiamo, beviamo e respiriamo, dove e come viviamo, la nostra cultura e la nostra salute, si deve al fatto che il nostro pianeta è un sistema di tanti elementi che interagiscono tra loro: l'acqua, l'aria, il suolo, gli organismi viventi. Finché conserviamo l'equilibrio e la salute di questi elementi, il sistema funziona. La varietà di tutti gli organismi viventi che fanno parte di questo grande sistema e che dipendono gli uni dagli altri è detta biodiversità. Se ne sente parlare sempre più spesso con tanta preoccupazione. La biodiversità è infatti messa a rischio dalle attività di noi umani: l'enorme fame di terreni per produrre il cibo che richiediamo e per lo sviluppo urbano, la degradazione di foreste e mari per l'uso di risorse, l'inquinamento, l'introduzione di specie aliene invasive che entrano in conflitto con quelle autoctone. Queste nostre azioni sconvolgono l'equilibrio degli habitat e annientano a volte singole specie. E tanto basta disturbare il funzionamento dell'intero sistema. È come un orologio: se rompi un solo ingranaggio si inceppa. La gente usa ancora gli orologi. La perdita di biodiversità è un enorme problema per noi tutti, e anche volendo infischiarcene delle piante, dei mari, dei rinoceronti, più mettiamo a rischio loro, più riduciamo la nostra possibilità di sopravvivere sulla Terra. C'è poi una relazione particolare tra perdita di biodiversità e cambiamento climatico. Il climate change è uno dei fattori di perdita di biodiversità. Ma più perdiamo biodiversità, più acceleriamo il cambiamento climatico e diventiamo meno resilienti agli effetti che questo genera. Se deforestiamo, perdiamo capacità di sequestrare CO2 dall'atmosfera, aumentano le temperature, si riscaldano gli oceani distruggendo gli habitat necessari alla vita marina, aumentano anche fenomeni estremi che a loro volta distruggono altri ecosistemi, come è successo con gli incendi di quest'estate. Sono quindi due cose collegate. Non a caso si parla di sfida gemella riferendosi a questi due fenomeni. La buona notizia è che le soluzioni al cambiamento climatico spesso sono a favore della biodiversità e viceversa, quindi esiste una condivisione di benefici quando proviamo a risolvere le cose. Ed ecco il punto: cosa stiamo facendo per arrestare la perdita di biodiversità e cosa possiamo fare tutti noi per contribuire a preservarla? Come per il cambiamento climatico, non esiste un'unica via, ma si devono mettere in campo tante azioni diverse, piccole e grandi, ed è necessario che tutti facciano la propria parte. Per invertire la rotta dobbiamo trasformare almeno il 30% delle zone terrestri e il 30% delle zone marine in aree protette, raggiungendo il 50% da qui alla metà del secolo. Le Nazioni Unite si stanno imponendo proprio di raggiungere questo obiettivo. Esistono poi delle zone di biodiversità ancora totalmente incontaminate. Si trovano in una manciata di paesi e dunque sarebbe meglio quantomeno lasciarle come sono. Ciò non sarà possibile però se non impariamo a collaborare a livello internazionale e se noi cittadini non cambiamo le nostre abitudini a tavola, dietro il carrello e in viaggio, perché sono loro che determinano quanto spazio dobbiamo sfruttare noi umani rubandolo alla natura. Alcuni consigli pratici allora. Compra con gli occhi aperti. Chiediti come vengono prodotti il cibo e i vestiti che acquisti. Alcune organizzazioni no profit si occupano di certificare le buone pratiche di produzione, ma in generale informati il più possibile. Mangia locale, stagionale e vegetale, premierai così un sistema agricolo più consapevole, ti avvicinerai ai produttori e aiuterai a ridurre la richiesta di nuovi terreni. Rigenera la flora locale, pianta alberi e fiori autoctoni, aiuteranno a ridare una casa a tutto quel carnevale di microrganismi, insetti e uccelli alla base di habitat vivi. Prenditi cura dell'acqua, perché dove c'è l'acqua c'è vita. Oltre a meno acqua, consuma meno plastica, meno di tutto. Usa, riusa, ripara e fai in modo che quando proprio devi buttare qualcosa, questo finisca nei giusti circuiti di gestione del rifiuto, che sia la raccolta differenziata o il compostaggio. E ovviamente, ovviamente, conserva la natura intorno a te. Sia che tu stia facendo un giro al parco sotto casa, sia che tu sia in montagna o al mare, proteggi gli habitat il più possibile. Vedete, è tutto fattibile. Molti di noi lo stanno già facendo e molti altri si stanno impegnando a farlo. Dobbiamo solo insistere, condividere, farci sentire e fare di più.